davanti all'emergenza abitativa del paese, noi non possiamo soltanto stare dalla mattina alla sera a discutere dell'IMU, prima, seconda, terza e quarta casa, ma dobbiamo anche affrontare la vera catastrofe che per molti aspetti sta affrontando, che stanno affrontando oggi soprattutto i sindaci, cioè il tema dei sfrattati e il tema della emergenza abitativa. Di fronte a questo credo che a Firenze qualcosa stiamo facendo, qualcosa di importante, continueremo a farlo. Sono anche molto soddisfatto che rispetto all'ultima inaugurazione abbiamo avuto dal governo dei segnali importanti. Ho parlato sia con la sottosegretaria Pinotti che con il sottosegretario Alfano per la questione delle caserme, perché se ci fossero le caserme disponibili, le caserme già vuote, noi avremmo risolto il problema dell'emergenza abitativa. Allora, concretamente, intanto oggi festeggiamo questi 24 nuovi alloggi, ma poi da domani mattina di nuovo a lavorare perché il tema dell'emergenza abitativa sia affrontato e risolto a tutti i livelli.